Insieme per la prevenzione del diabete camminiamo. Questo è lo slogan dell'evento, una camminata nel cuore della città organizzata dai Lions di Arezzo che da sempre hanno a cuore questa patologia. A livello mondiale questa qui, il diabete è una delle cause umanitarie che i Lions di tutto il mondo seguono con grande attenzione. Diciamo sia per migliorare la vita di chi deve convivere con questa malattia, sia anche di prevenire l'insorgere di questa malattia. Spazio anche all'associazione Diabetici Aretini per la diffusione di una brochure redatta dalla diabetologia di Arezzo, un prontuario che evita la banalità e dà molta sostanza a chi vuole accrescere la consapevolezza su come vivere meglio con questa patologia. Abbiamo fatto questa bella camminata, ben riuscita, e adesso stiamo offrendo ai bambini e ai loro genitori una colazione ipoglucidica, come è giusto che come richiede questa patologia. Quindi la sensibilizzazione sul diabete e sulla prevenzione con l'attività fisica e la prevenzione a tavola erano gli obiettivi di questa giornata e ci sentiamo di averli raggiunti. L'iniziativa è rientrata nelle celebrazioni della Giornata Mondiale del Diabete, in programma il 14 novembre. I numeri di questa patologia sono in continua crescita. In Italia nel 2022 si contavano 3,9 milioni di soggetti diabetici, cioè 400.000 casi in più rispetto al 2019. Nella provincia di Arezzo il numero di persone con diabete noto è pari a 23.530, ma per ogni persona affetta ne esiste un'altra che non sa di averlo.